just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's a love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play a game, as though that's how it ought to be. Because I'm easy. Don't leave me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have. Now, after years in the making, Robert Altman brings the rich truth along the way. Benvenuti su Cinemarte e buona visione a tutti. Nashville di Robert Altman con Geraldine Chaplin, Karen Black, Kit Carradine, Wet Wells, film del 75. Annunciato come un grande affresco sul mondo della musica country, Nashville è anche una lucida analisi, tutt'altro che metaforica, sulla provincia statunitense, con i suoi vizi e con le sue tentazioni razziste, autoritarie e di destra. La narrazione descrive lo svolgersi parallelo di due avvenimenti che si intersecano tra di loro. Un festival di musica country per il bicentenario della nascita degli Stati Uniti e la campagna elettorale di un candidato alla presidenza. Utilizzando una tecnica di registrazione sonora a 8 piste capace di fondere suoni, musica, voci e slogan, il regista racconta attraverso le vicende di 24 personaggi 5 giorni di baldoria paesana che si concludono con l'uccisione di una cantante da parte di un reduce dal Vietnam, mentre il pubblico continua a cantare I don't worry, non me la prendo. Il tema caro ad Altman dell'esistenza alienata, spesso brutalizzata dalla casualità degli eventi, spicca sullo sfondo di una città, Nashville, che non è vista soltanto come la capitale della country music, ma come l'emblema stesso della schizofrenica e caciarona identità culturale statunitense. Il cast mescola personaggi inventati ad altri veri, che interpretano se stessi, come Johnny Barnett, Vassar Clemens, i misti Mountain Boys, Sue Barton, Elliot Gould e Julie Christie. Nashville divide l'opinione pubblica statunitense. C'è chi lo considera un capolavoro e chi, indignato, parla di oltraggio ai valori fondanti della nazione. Oggetto di polemiche accese, finirà per essere bistrattato, nonostante i lusinghieri giudizi della critica di tutto il mondo, dall'Academy Awards, la giuria che assegna gli Oscar. Il film riceverà infatti soltanto un unico striminzito Oscar per la canzone I'm Easy, che io ricordo benissimo, scritta da Kit Carradine e cantata dallo stesso in una esilarante scena in cui 4 donne pensano contemporaneamente di essere le destinatarie dell'esecuzione. Buona visione. Gonna like somebody and let them like me. Going further means chains, and I was born to be free. To hell with love. To hell with love.
getting in too deep. To hell with love. I like to sleep when night comes and laugh every day. Shortcuts, a Robert Altman film. You're in love. It just doesn't work that way. To hell with love. Gonna like somebody and let them like me. Going further means chains, and I was born to be free. To hell with love. Benvenuti su Cinemarte e buona visione a tutti. America oggi. Un film di Robert Altman con Anne Archer, Jack Lemmon, Madeleine Stowe, Lily Tomlin, Tim Robbins. Titolo originale Short Cuts. Drammatico della durata di 180 minuti, un film del 1993. I film di Robert Altman che preferisco sono Nashville e America Oggi, Short Cuts. Forse perché hanno in comune la struttura narrativa, costituita da svariate storie che si intrecciano l'una con l'altra, ed entrambe costituiscono una dura critica al sogno americano. Ma se il primo mostra la politica trasformata in un Luna Park, uno show, in America Oggi si assiste alla vita di persone che hanno in comune il fatto di vivere nella stessa città e di essere infelici. Alternando il banale e il drammatico, Altman racconta frammenti di vita, drammi privati dei suoi antieroi, antieroi nei quali ci si può rispecchiare. Un cinico poliziotto che pensa solo a tradire la moglie, abbandona il cagnolino di casa, colpevole di abbaiare troppo. Una casalinga fa telefonate erotiche, mentre cambia il pannolino del suo piccolo. La vita di una coppia benestante si fa dramma quando il loro bambino Casey è investito involontariamente da Doreen, cameriera di un fast food. Una cantante di nightclub canta I'm a Prisoner of Life. Il titolo è emblematico perché allude alla condizione dei vari protagonisti del film, perdenti alla ricerca di un'esistenza migliore, schiavi di quel niente chiamato routine, prigionieri della vita, appunto. Il regista si è ispirato ai racconti di Raymond Carver, consegnandoci un film di persone che amano, odiano, ci mostrano episodi di vita comune, individui tirano avanti nella Los Angeles degli anni 90 per trovare uno spazio, un briciolo di fortuna o forse solo un po' d'amore. Altman non vuole insegnare, ci invita a seguire la vita di esistenze difficili, spesso assurde. Una raffigurazione inclemente della natura umana, della solitudine di persone che non sanno rapportarsi con la vita. Esemplare in questo senso la rappresentazione di Paul, nonno di Casey, il quale si fa vivo all'ospedale dopo molti anni di silenzio. Non si fa coinvolgere dalla sorte del bambino, ma attacca bottone coi parenti di un altro ragazzino. Non capisce il dramma che vive la propria famiglia, così racconta i fatti suoi, disinteressandosi del nipotino. Si disinteressa completamente del nipotino. Paul è il centro per lui, la sola realtà degna d'attenzione. È lui stesso. Ritratti desolanti, dove a farne le spese sono i più deboli. La figlia della jazzista, una fragile violoncellista,
che cerca di colmare il deserto di sentimenti nel quale è vissuta. Prova invano a stabilire un rapporto con la madre, donna insensibile, disillusa. La gentile ragazza non regge il peso dell'ennesimo fallimento e si suicida. Continuiamo con la recensione. Il percorso del film ci porta pure a conoscere tre pescatori che scoprono nel fiume il cadavere di una donna. Invece di avvertire la polizia, fissano il corpo alla sponda per poter continuare a pescare e trastullarsi indisturbati. Il film termina con una scossa di terremoto che provoca una caduta di sassi, ma dà anche modo alla violenza di Jerry, accumulata in anni di frustrazioni, di manifestarsi nel modo più rabbioso. Un terremoto che può essere inteso metaforicamente. Non esiste sciagura dopo la quale la vita non continui, nonostante tutto. In America oggi non c'è sogno né allegria, uno spaccato amaro, senza speranza, della società americana. Dura 3 ore, ma se entriamo nel meccanismo del film, se capiamo lo sviluppo delle storie, è inevitabile essere conquistati da quest'opera sincera, dal sapore veritiero. Straordinaria anche la sceneggiatura, perché lega magistralmente storie che nei racconti di Carver non hanno niente in comune. Buona visione a tutti. Ladies and gentlemen, on behalf of the California Angels and the City of Los Angeles, on the occasion of Her Majesty's royal visit, please welcome internationally renowned opera star Enrico Palazzo. So, ladies and gentlemen, let us honor America as Mr. Palazzo will now sing our national anthem. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hail in the... Frank?